forte, suonare il piano. Io sono nato in Libia, a Tripoli, e mia mamma in questo grande salone suonava sempre il piano, io ero bambino e a 5 anni ho fatto lezioni di piano. Quindi è Per una cui passione di famiglia. sì, perché mia mamma è una concertista di pianoforte, diplomata di pianoforte, e quindi io l'ho seguita, ecco. Poi abbandonato gli studi all'ottavo anno, pianoforte, venendo in Italia, sono dedicato alla musica pop. Alle numerose esperienze e partecipazioni che hai avuto nella tua carriera, qual è stata la più speciale che vuoi condividere con noi? La più speciale è stata l'esperienza dei Night a Bologna. Nella Bologna dei Night, negli anni 80, c'erano tantissimi Night a cavallo fra il 78 e il 99 e l'89. Io ho cominciato a suonare nei Night, quindi ho conosciuto tantissimi personaggi, tantissimi artisti, attori, ma soprattutto cantanti dell'epoca molto famosi. E mi sono trovato anche ad accompagnare. Andavo nel Night dopo il concerto, poi volevano stare un po' lì e quindi, essendo lì il grande artista, io dovevo farmi trovare pronto al pianoforte. Così è successo con Edoardo Bennato, Tosi, il grandissimo Califano e tanti altri. E Bologna è stata la città dove sei cresciuto. Cosa Sì. rappresenta per te questa città? Cosa in più delle Bologna altre? è la mia città, anche se ancora mi considero un tripolino, nato a Tripoli, ma è impossibile visitarla. Poi adesso in una situazione tale, la Libia purtroppo così. Però diciamo, Bologna mi ha benissimo, ho conosciuto Dalla, ho conosciuto Tozzi, ho conosciuto benissimo tantissimi artisti che venivano qui o che vivevano qua addirittura, e poi suonando insieme a loro ho iniziato anch'io a scrivere canzoni e quindi mi sono trovato a creare musica, che sì, nel frattempo poi studiavo, ecco. Questo Dalla è un genio pazzesco, dal punto di vista della creatività, dal punto di vista dei testi, veramente fuori dal normale. Mi ricordo che un giorno gli chiesi: ma come fai a scrivere questi testi così? Insegnami a scrivere una canzone. E lui mi disse questa frase bellissima. Mi disse: prendi quel libro lì. E c'era una libreria lì a casa sua. Allora io ho preso il libro. Adesso fa: aprilo sul tavolo, l'ho aperto. Dimmi alla riga 8 che frase c'è. E io ho letto quella frase lì e lui ha detto: ecco, da lì puoi cominciare a scrivere il testo di una canzone. Wow. E come ha influenzato il tuo modo di approcciarti alla musica? Ha influenzato tantissimo per quanto riguarda alcuni tipi di canzone. Io ho un brano che si intitola Smeraldo e Catrame, e quando lo canto molte persone mi dicono: ma questa canzone di Dalla non la conoscevo. Vuol dire che evidentemente ha influenzato tanto. Poi, diciamo, un incontro con il mio produttore discografico Raffaele Montanari e l'incontro con il grande arrangiatore, bassista Roberto Costa, hanno fatto il resto. E parliamo del tuo nuovo singolo, Lambretta 61. Ti va di raccontarci com'è nato? Lambretta 61 è dedicato a una donna che viene, non è più una ragazza, insomma, perché è grandicella d'età, ma viene spesso ai miei concerti. Sotto casa di Lucio Dalla c'è un teatro che si chiama Teatro del Navile, detto anche Teatro di Lucio, dove Lucio amava trascorrere le sue giornate. E in questo teatro lei veniva a ascoltare le mie canzoni e mi ha raccontato quello che le era successo nella sua vita e il racconto che aveva scritto. In base a questo racconto io ho creato Lambretta 61, che parla appunto di questo amore che è cominciato negli anni 60, 1961, in Via del Pratello, che è una via centrale di Bologna, dove questo biondino, detto Stoppa, correva con questa Lambretta, e lei, che aveva 15 anni, se ne innamorò. E nasce così Lambretta 61, racconta la storia di questo amore, e anche nel video si vede. C'è questo album che stiamo costruendo insieme con la band, con Roberto Costa, che la voglio ricordare questa band, Roberto Costa, che è il bassista storico di Lucio Dalla,
Daniele Bruno è il tastierista storico di Luca Carboni, Filippo Lambertucci che è il batterista di Patti Pravo, poi abbiamo un chitarrista bravissimo che è Ghisle, che è una grande voce femminile che è Mia, Angela Madonia. Stiamo costruendo questo album che si chiama Canzoni di Notte, che altro è che le canzoni live che noi cantiamo quando facciamo i nostri spettacoli. Noi siamo stati un po' in tutti i teatri di Bologna e ci stiamo spostando anche nei teatri, per esempio il 25 maggio saremo a Verona, il 9 agosto saremo a Ozzano, siamo stati al Teatro Duse, al Teatro Bellinzona, ci sono tantissimi concerti in programma e portiamo questo programma che si chiama Canzoni di Notte. A Romeo Califano, cioè un passaggio attraverso le canzoni più famose dei Night, le canzoni di allora, e alcune mie canzoni riarrangiate da Roberto Costa alla Stabio Dalla Roma. Grazie.